Ed ora un'analisi del voto tutta italiana. Come abbiamo detto, c'è stato il boom della Lega, mentre il Movimento 5 Stelle crolla al 17,5%. Il PD è il secondo partito al 22,71%. Forte del risultato, il vice premier e leader della Lega Salvini promette lealtà al governo, ma detta le priorità, autonomia e grandi opere come la TAV. Sul risultato della Lega, Alessandro Guarasci ha sentito il commentatore politico Alberto Gambino. L'Italia rappresenta un pezzo d'Europa molto vulnerabile perché ai confini del Mediterraneo e quindi qui c'è un tema importante che riguarda l'immigrazione, in qualche modo le paure che ci sono in Italia con riferimento all'integrazione, dove la Lega ha cavalcato molto questo tema. Questo potrebbe avere dei riflessi sugli equilibri di governo, perché adesso i 5 Stelle hanno esattamente la metà dei voti della Lega. Che cosa succederà secondo lei? Che ci sia alle porte una crisi di governo è sotto gli occhi di tutti. La Lega, avendo preso tanti voti al sud, adesso ha un po' di responsabilità in più. Dunque oggi la Lega deve fare l'interesse nazionale, conferma così? Considerate che la Lega nel sud Italia è diventato il secondo partito, ha superato il Partito Democratico. Esiste una Lega legata ai cittadini del sud che è evidente, sono cittadini che soprattutto a questo punto reclamano politiche a favore del sud Italia con riferimento soprattutto ai temi economici.